Ciao da Lucci! Oggi realizzeremo insieme questa canotta molto carina, molto trasparente, molto estiva. La particolarità è che ha il retro leggermente più lungo del davanti, quindi rimarrà coprente un po' più sul sedere. È facile, si lavora a pannello, un pannello unico che a un certo punto avrà un foro per il collo. Un bello scalfomanica che comunque con questa rifinitura sembra quasi già rifinito, ma che io non rifinirò perché mi piace tantissimo così com'è. Voglio che il lavoro rimanga poco strutturato. Vi dico che pesa 212 grammi, quindi all'incirca 5 gomitoli di filato fiocco. E questa è la rimanenza. Quindi sui 5 gomitoli poi vi rimane questo che ho usato ovviamente per cucire, oppure se voi vorrete invece fare delle rifiniture, tipo fare un giro di maglia bassa qua sotto, un bordino in fondo, se vorrete poi rifinire la manica, però a me piace veramente così com'è, anche perché voi sapete che io lavoro sempre le due catenelle e la maglia effettiva, quindi rimane già ben definito il lavoro, è veramente già bello così, quindi non andrò a rifinirlo. Ho usato un uncinetto del 3,5. Ora vi do le misure della mia maglia, che è una taglia MS. Allora, la larghezza è di 45 centimetri, che per 2 ovviamente fa 90, e l'altezza, allora, del davanti, ve lo metto così e ci entra bene, del davanti è alto 43 centimetri, 44, 43, 44 centimetri circa, e 54 la parte dietro. Lo scalfomanica l'ho fatto di 18 centimetri, quindi vedete qui abbiamo lo scalfomanica che è di 18 centimetri. Quindi ora che vi ho dato tutte le misure e il filato, sigla e possiamo partire. Quindi per questo lavoro vado a iniziare una serie di catenelle di numero indefinito perché non abbiamo un multiplo, quindi voi sapete che la fate molto più lunga e poi andiamo a disfare l'eccesso. Iniziamo in questo modo. Allora, ho usato lo stesso filato, è il fiocco, ma di un colore diverso per il campione perché è più facile da vedere su sfondo bianco. Quindi andiamo a fare 2 catenelle, che sono sempre quelle per alzarci, filo sull'uncinetto, contiamo 2 catenelle e nella terza entriamo e facciamo la nostra prima maglia alta. Ovviamente la maglia alta sarà la prima, le 2 catenelle ci servono solo per alzarci. Andiamo a farne altre 4 per un totale di 5. Quindi questa è la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Come vedete, sono le 2 catenelle che non contiamo, una, due, tre, quattro e cinque maglie alte. Ora andiamo a fare 10 catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque, 6, 7, 8, 9 e 10. Filo sull'uncinetto, andiamo a saltare 10 maglie di base, quindi contiamo bene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e lavoriamo nell'undicesima, quindi mettiamo il dito sulla dodicesima e lavoriamo sull'undicesima. Ora, invece di fare 5 maglie alte, diventeranno 10. Quindi, in ogni catenella sottostante andiamo a fare una maglia alta fino ad arrivare ad avere 10 maglie alte. Fatto
fatte le nostre 10 maglie alte, di nuovo andiamo a fare 10 catenelle. La sequenza sarà questa per tutto il giro. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Filo sull'uncinetto, prendo la mia catenella e vado a contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entriamo nell'undicesima. E facciamo, tiriamo bene dritta se si è arrotolata la maglia, facciamo la nostra prima maglia alta della sequenza da 10. Quindi una, due e così via fino alla fine del lavoro. Ad un certo punto, fatte le 10 catenelle, ci accorgeremo che noi non avremo più abbastanza catenelle per continuare a fare i moduli da 10. Quindi quando ci accorgeremo che non avremo più abbastanza catenelle, faremo semplicemente le 5 maglie alte come all'inizio. Io adesso ho fatto le 10 catenelle, filo sull'uncinetto, lo tengo fermo e vado a contarmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Entro in questa. Ovviamente io, si capisce subito che non ho più lo spazio per fare poi altre 10 catenelle, saltare altre 10 maglie e poi altre 10 catenelle per poi farne 5. Quindi io le 5 le faccio direttamente qua e tutto quello che avanza lo andremo a disfare. Quindi 2, 3, 4 e 5. Dovrete fare ovviamente la catenella molto più lunga della metà della vostra circonferenza, altrimenti potreste poi dover disfare e non avere la misura giusta. Vi faccio l'esempio: se io qui ho mantenuto i centimetri della metà della mia circonferenza, e la circonferenza va presa sempre sulla parte più ampia del vostro corpo, quindi se avete più seno misurate il giro seno e lo dividete a metà, se avete più stomaco pancia o fianchi misurerete quelli. Quindi dovrete fare un po' più di catenelle di quelle che dovrebbero essere i centimetri della catenella iniziale, perché io questa adesso la vado a disfare. Se io ho fatto il calcolo della misura giusta, mi andrò a ritrovare con una canottiera più corta. Ora vi faccio vedere come si disfano le maglie. Quindi io tiro l'uncinetto, allora il filo che devo tirare è questo qua, mi raccomando, sempre questo. Praticamente infilate un uncinetto più stretto nella catena dal dietro e tirate, di nuovo tirate, di nuovo tirate, non nella prima, anche se volete nella prima, ma nella seconda, in questo modo, e andremo a disfare le catenelle in eccesso. Vedete, voi tagliate e poi disfate. Se poi vedete che vi si rovina, potete tagliare anche da più vicino, non è un problema, tanto comunque prima o poi dobbiamo arrivare lì. Quindi disfiamo, 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 perché a volte si sfibra il filo, disfiamo. Questa, vedete, la teniamo, è l'ultima, la stringiamo ed è come se noi avessimo fatto la prima catenella qui. Quindi abbiamo tagliato fino a togliere l'eccesso. Questo però dovrebbe essere della lunghezza giusta o all'incirca, dipende se lo volete più morbido o più aderente, della vostra metà circonferenza. Quindi dovrà essere la misura giusta. Per quello dobbiamo mettere delle catenelle in più, perché
noi proveremo addosso, man mano che facciamo la lavorazione, vedremo se siamo arrivati alla larghezza che ci serve. Proseguire è molto semplice perché il lavoro sarà sempre così, solo che non dobbiamo più contare le catenelle di base perché dobbiamo lavorare le maglie alte sulle maglie alte e fare le catenelle sulle catenelle. Quindi partiamo con 2 catenelle, voltiamo il lavoro, alla base di queste 2 catenelle, quindi nella maglia effettiva, andiamo a fare la nostra maglia effettiva. Quindi questa è la prima, senza contare le 2 catenelle, questa è la seconda, la terza, la quarta e la quinta, eccola qui, vedete? Ora andiamo a fare le 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso la cosa facile è che non dobbiamo più andare a contare le catenelle, andiamo a lavorare semplicemente sulla prima maglia alta. Quindi una e poi 2 e poi 3 e così via fino ad arrivare alla fine e rifare le catenelle sulle catenelle, le maglie alte sulle maglie alte. Andiamo avanti così. Ecco qui, andremo avanti a lavorare in questo modo, quindi è molto ripetitivo ma è anche molto veloce da fare questo lavoro proprio perché ha tante catenelle e poca lavorazione, consuma anche pochissimo filato naturalmente. E dobbiamo andare avanti così fino ad avere l'altezza giusta per il nostro davanti. Dopodiché andremo a fare il foro per il collo. La grandezza la deciderete voi. Ora qui ho solo pochi multipli, quindi ovviamente sembrerà uno spazio infinito. Vi faccio vedere sul lavoro originale ovviamente quanti ne ho lasciati. Questo è il mio lavoro originale, come potete vedere io ho saltato semplicemente 2 gruppi da 10 maglie alte e 3 gruppi di catenelle. In totale sono 10, 20, 30, 40 e 50. Io poi ho lasciato appunto ancora una fila da 10 maglie alte, una fila di catenelle e ovviamente le 5 finali. Quindi queste sono le 5 finali e ho lasciato le 5 finali sia da un lato che dall'altro. Vedete, è perfettamente al centro. Questo lavoro lo dovrete fare quando siete sul dritto del lavoro, quindi il dritto lo vedete dalla partenza, la catenella è dritta e quindi, infatti ve lo sto facendo vedere al contrario, no, così, ok, sul dritto del lavoro, quindi quando è dritta questa, allora noi andiamo a procedere con le catenelle. Adesso vi faccio vedere come ho fatto il buco, che è una roba semplicissima, comunque io ve lo faccio vedere. Procediamo con alzarci col giro 2 catenelle, voltiamo il nostro lavoro ed andiamo a fare le 5 catenelle, scusate, le 5 maglie alte, quindi la prima sulla prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Ora, essendo un campione, io voglio lasciare comunque lo scollo grande uguale all'originale. Che cosa faccio? Conto, devo saltare 10, 20, 30, 40 e 50. Ok,
Quindi vado a fare 50 catenelle. Fatte le mie 50 catenelle, per mantenere la simmetria vado a lavorare esattamente come ho fatto all'inizio. Quindi ho lavorato soltanto in questo caso le 5 maglie alte iniziali. Allora mi aggancerò con una maglia alta alla prima delle 5 maglie alte iniziali. Se come nel lavoro reale io avessi avuto ancora, vedete, una riga da 10, una riga di catenelle e poi quella da 5, avrei fatto questa cosa. Io invece nel campione ho semplicemente saltato e rimpicciolito il tutto, perché in ogni caso questo è un campioncino. Non volevo lavorare direttamente la maglia perché ha un colore che forse rimane un po' difficile da vedere sul bianco. Quindi fatte le mie 5 catenelle, scusate, maglie alte, mi confondo in continuazione, ricomincio girando il mio lavoro, quindi 2 catenelle, volto il mio lavoro, vado a fare le 5 maglie alte, quindi la prima proprio sulla primissima, vedete, io vado alla base delle 2 catenelle, ne faccio una, 2, 3, 4 e 5. Ricomincio come la lavorazione normale, quindi vado a fare 10 catenelle. 1, 2, 3. Come all'inizio, filo sull'uncinetto, vado a contare 11 catenelle. Dal dietro è anche più facile, vi dico la verità, perché contiamo i nodini, vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e questa è l'11esima. Scusate, magari voi non l'avete vista bene, ma poi lavorando voi stesse la vedrete bene. E quindi vado a ricreare le mie 10 maglie alte, prendendole dal dietro. Dal dietro come le prendo? Semplicemente al di sotto della stanghetta orizzontale che troviamo, vedete, vado al di sotto della stanghetta, quindi prendo 2 fili e vado a fare la mia maglia alta. Ne vado a fare ovviamente 10, nuovamente 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prendo in mano il lavoro, quindi filo sull'uncinetto, vado a ricontarmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nell'undicesima entro e faccio la mia prima delle 10 maglie alte. Proseguiamo così fino a fine giro. Vado a fare le mie ultime 10 catenelle. In questo modo, ora prendo e vado a fare le 5 maglie alte sulle 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Perché vi ho detto di lavorare sul dritto del lavoro? Ve lo spiego subito, perché quando noi andremo a piegarla risulterà il dritto sia da un lato che dall'altro. Quindi l'ultima riga di lavorazione prima dell'apertura dello scollo va fatta sul dritto del lavoro, proprio per questo motivo, per avere il dritto sia da un lato che dall'altro. Ora noi proseguiamo con la lavorazione esattamente come fatto fino ad ora, quindi andremo avanti a fare le nostre 5 maglie alte, 10 catenelle, 10 maglie alte, 10 catenelle, 10 maglie alte, 10 catenelle e così via. Dipende poi voi quanti moduli avrete per via della taglia, non tutti avremo gli stessi moduli. Ora contiamo
e i centimetri sull'originale, quindi continueremo sull'originale perché dobbiamo andare a cucirla e soprattutto vedere come dividere per gli scalfi. Eccoci qua sull'originale. Ora abbiamo bisogno di 4 marker. Quindi prendo la mia maglia così com'è, la piego a metà. Allora, tenete conto che io ho fatto come da modello visto su Pinterest il dietro leggermente un po' più lungo del davanti. Ecco, io le proporzioni le ho tenute un po' più lunghe, nel senso che la maglia su Pinterest era una maglia con il pancino fuori, io invece sono arrivata più giù e non ho tenuto in effetti la lunghezza come quella di Pinterest. Ho voluto fare una cosa che fosse bella da vedere. A me non piaceva tanto troppo lunga dietro e troppo corta davanti, quindi ho deciso io più o meno quanto come organizzarmi con la lunghezza. E vi dico che il davanti ve lo misuro subito, così avete tutti i riferimenti. Il davanti è lungo 44 centimetri, il dietro 54, quindi ci sono 10 centimetri di differenza. La mia larghezza è di 45, ok? Io di solito rimango sui 50, però calcolate che, ecco, se la tiro bene. Comunque, 40, sono già arrivata a 47, quindi più o meno quella è la misura. Ora dobbiamo fare lo scalfo manica. Come lo facciamo? Allora, pieghiamo esattamente a metà il lavoro, a metà perfetto, nel senso che il collo deve proprio coincidere ed è facilissimo perché contiamo i giri. Io tengo 18 centimetri. Allora, vado a calcolare 18 centimetri, quindi 18. Per essere sicura, io vado a contare i giri. Ok, una volta che sono arrivata a 18 centimetri, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 giri. Quindi metto il marker, vado dall'altra parte, quindi questa è la metà. Da qui, quindi la metà è sempre un giro che noi non conteremo. Dal giro successivo ne vado a contare 15 come dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Piego a metà tenendo il giro e vado semplicemente a infilare il marker anche dall'altra parte. Chiudo. E io ho il mio primo scalfo manica preciso. Vedete? Preciso la chiusura dello scalfo manica. Vado a fare la stessa cosa dall'altra parte. Quindi prendo la mia maglia, la metto giusta, perché comunque dobbiamo contare bene i giri. Vedete? Qui sono, li riconto. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Naturalmente 1 non si conterà perché è quello che rimane sulla spalla. Ora lo metto bene in modo che ci sia il giro della spalla messa nel punto giusto, quindi il giro della spalla è questo, quello che rimane sotto al dito, e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Metto il mio primo marker e poi per sicurezza conto anche il dietro, perché non si sa mai, potrei aver contato male o piegato male, quindi vado a contare anche il dietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, quindi qua vado a infilare nel quindicesimo punto il mio marker. Ora, quindi siamo sul dritto del lavoro. Ora però io per essere sicura,
vado a contarmi, perché non vorrei poi fare un lato contato male e l'altro anche, vado a mettere vicino vicino il davanti col dietro, mi devono avanzare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 giri e vado a mettere il marker. Scusate, ero fuori dall'inquadratura. Comunque 11 giri e poi metto il marker. La stessa cosa la facciamo dall'altra parte. Allora mi devono avanzare 11 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sul successivo vado a mettere il marker, perché così io ho la giusta misura e non mi ritrovo con la maglia storta. Quindi ora vado a cucire, vedete, ho messo i due marker, vado a cucire il davanti dal dietro, quindi giro sul rovescio la mia maglia in questo modo, mi sistemo bene il laterale davanti a me in questo modo. Ovviamente i marker li avrete al rovescio, ma se, ecco, fate così diventano sul dritto, è facilissimo girarli. E con lo stesso filato che io ho qui, l'ho tenuto proprio giusto giusto, vedete, per le cuciture, vado con l'uncinetto a cucire a maglia bassa. Perché non bassissima? Perché secondo me con la bassissima andiamo a tirare troppo i punti. Quindi infilo il mio uncinetto ed ora, partendo dal dove c'è il marker, in questo modo, prendo proprio davanti e dietro, mi infilo nel buco davanti e dietro, prendo, tiro fuori il filo e vado a fare la mia maglia bassa. Il primo stringetelo bene, poi entriamo nella, vedete, adesso abbasso un attimo, vedete dove dobbiamo entrare? Dobbiamo entrare in quella che è la parte della maglia alta che fa quel anellino, vedete questa? Vedete, questa è la maglia alta ma fa un anellino. Entriamo in quello davanti, guardiamo bene la maglia dietro ed entriamo nello stesso punto e facciamo la nostra maglia bassa. Ora prendiamo la maglia, quindi il resto della maglia alta lo prendiamo sia da una parte che dall'altra e facciamo la nostra maglia bassa e andiamo avanti così per il resto del nostro fianco. Quindi andiamo a cucire a maglia, ecco qui, a maglia bassa. Semplicemente io proseguo e ovviamente vi faccio vedere l'effetto finale. L'ultimo punto lo faccio prima del marker, quindi il marker rimarrà non lavorato, fa parte dello scalfo. Quindi cosa faccio? Faccio una catenella di sicurezza, tiro bene, lascio il filo lungo perché poi devo andare a nasconderlo, taglio e vi faccio vedere appunto la prima parte cucita. Vado a togliere i marker e volto il lavoro per farvi vedere la parte cucita. Vedete, rimane praticamente rimane da 10 come le altre righe, perché sono 5 e 5. La cucitura è anche abbastanza bellina e quasi invisibile e noi abbiamo la nostra prima metà. Ora vado a fare l'altra metà e poi nascondiamo tutti i fili e filini che ci sono in giro. Una volta chiuso anche dall'altra parte, andiamo a nascondere i fili. Quindi infiliamo, sapete che io amo l'ago da materassaio, quindi vado a nascondere i miei fili all'interno della cucitura qui. Ecco, andiamo un po' in su, un po' in giù, di nuovo un po' in su saltando qualche pezzetto. Comunque l'ago da materassaio ha la particolarità che, avendo la punta e non essendo come il tirafettuccia o l'ago da lana, entra nelle fibre, quindi blocca meglio il filo. Quindi fatto questo, taglio e io ho assicurato il filo. Questo lo faccio per tutti i fili della maglia.
Ecco, qui la nostra maglia finita, ovviamente dovete distendere bene la cucitura sia da un lato che dall'altro, perché è normale che all'inizio la cucitura tenda a, vedete, girare un po' in dentro, quindi noi cosa facciamo? La tiriamo così e la cucitura si assesta e non si vede nulla. Ora, se vi garba, potrete fare delle rifiniture. Io sinceramente la lascio così com'è, perché volevo proprio una cosa da mettere al mare leggera sopra ad una canottiera, quindi non volevo niente di troppo frufru, troppo sfarzoso, troppo che sembri elegante. Ecco, lo voglio così, che sia com'è, esattamente così, molto morbido, molto poco strutturato. Ecco, di questo lavoro mi piace proprio il fatto che sia poco strutturato, vedete? Adesso io l'ho messo storto perché dovrebbe essere, ecco, giro su giro, però vedete, rimane veramente molto molto bello il lavoro. Io spero che in questo tutorial sia stata il più precisa possibile, quindi che voi abbiate capito bene come si svolge il lavoro. Ho voluto lavorare su campione perché il punto è talmente semplice che insomma, fare un video lunghissimo di una maglia per un punto così semplice mi sembrava veramente farvi perdere del tempo inutile, inutilmente più che inutile. Io vi do appuntamento al prossimo video tutorial e naturalmente vi mando un grosso bacio. Ciao da Luci, un bacione e a presto!